solo un falso allarme. Quale falso allarme? Alessia, vuoi fare i compiti o no? Ti do una scelta, guarda. Puoi prendere e andare a fare i compiti, o se no puoi stare qua come un bimbo minchietto a giocare tutto il giorno col castello. Cioè, la scelta c'hai. Se vuoi fai i compiti e un giorno se studierai tanto, tanto potrai fare l'impiegato. L'impiegato e lavorare le 2 o 8 ore al giorno se sarai raccomandato. Allora, scegli tu, io non ti voglio forzare, cosa è meglio? Se tu studi tanto, 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 un giorno potrai fare addirittura anche l'usciere al comune e quando entrano dentro tutti quanti i mafiosi, tu gli fai buongiorno, 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 dottore, quando entrano tutti quanti sta gentaccia, no? Dentro il comune, o se no pensa alla regione. Potrai fare l'usciere alla regione se studierai altri 10, 15, 20 anni. L'usciere è uno che sta alla porta, apre la porta e fa buongiorno, buongiorno quando entrano tutti i delinquenti. O se no l'alternativa, fai come papà, non studi e un giorno farai lo youtuber. Che cosa vuoi fare? Alessà, tutti vorrebbero che proprio figlio studia 20 anni. Tutti vorrebbero. Allora vuoi farlo youtuber? Hai preferito farlo youtuber? E per farlo youtuber devi far mettere pollice in su. Scegli. O te fai mettere un bel pollice in su adesso o studi. Ma fai i compiti.